Sia lodato Gesù Cristo. Ho Sempre sia lodato. già detto una volta che col nuovo corso possiamo fare sempre l'omelia all'interno della messa fino a quando cambierà corso. L'ho già detto un'altra volta, sì. Un avviso prima della predica e un avviso alla fine. Invito Padre Gebhardt, se ha ancora il telefono per le chiamate dei sacerdoti, a restituirlo. Sono certo che lo farà. Non voglio pensare che sia così malvagio da tenersi un numero di telefono che non è suo. Oggi, come sapete, ricordiamo una santa regina. Primo insegnamento: anche le regine possono diventare sante. Non esiste stato o condizione in cui non si possa tendere alla santità. Era nipote di Sant'Edoardo, che era stato re d'Inghilterra dal 1042 al 1066. Questo re d'Inghilterra è chiamato il Confessore per distinguerlo da suo zio, che invece è morto martire, o meno chiamato il re martire. Era pio, dice il Messalino, caritatevole, affabile e mite. Fu canonizzato dal Papa Alessandro III nel 1161. Il fatto che era nipote di un santo ci dice quanto importante sia che in famiglia si respiri aria di santità. Vi ricordo che Santa Elisabetta di Ungheria, patrona del Terzo Ordine Francescano, era anche lei imparentata con santi. Santa Brigida ebbe una figlia santa, Santa Caterina di Svezia. I genitori di Santa Teresina erano due santi. Insomma, anche se con tutte le eccezioni del caso, la santità è contagiosa. Santa Margherita si sposa con Malcolm, re di Scozia, da cui ebbe 8 figli. E qui permettetemi una parola sui contraccettivi. La mentalità che c'è nel mondo è antinatalista. Una donna che fa un figlio in più, secondo la mentalità corrente, è considerata fuori di testa. Don Rodrigo le chiama coniglie, una delle tante espressioni infelici di Don Rodrigo. Ma nella morale cattolica di sempre, quando ci si sposa e si fanno certe cose, bisogna restare aperti alla vita, sempre. Quello che manda il Signore. Non arriva niente, va bene così, sia fatta la volontà di Dio. Ne arriva uno e uno solo, sia fatta la volontà di Dio. Ne arrivano due e non di più. Ho incontrato delle coppie che desideravano il terzo, ma non arrivava, sia fatta la volontà di Dio. Dal terzo in poi invece comincia la preoccupazione, soprattutto in genere economica, ma non solo. Qualche donna mi ha detto: sono esaurita per due pensarci, col terzo e col quarto. In realtà forse col terzo e col quarto si calmano i primi due, chi lo sa. Ma fermiamoci alla preoccupazione economica. È risaputo che oggi i figli costano. E io non posso negare che le spese sono tante. Due consigli. Il primo: più fiducia nella divina provvidenza che c'è. Possiamo sollecitarla. Non c'è nessuno che abbia avuto un figlio in più del previsto che non sia riuscito a mantenerlo. In qualche modo i problemi si risolvono sempre. Il secondo consiglio è quello di ridurre tutte le spese inutili, alcune anche indotte dal tipo di società in cui viviamo. A quante cose si può tranquillamente rinunciare? Non faccio concretizzazioni, perché quello che è necessario per uno è superfluo per un altro. Però molti di voi possono rinunciare a qualche spesa inutile e fare un figlio in più. Comunque sia, la contraccezione è stata condannata da Paolo VI nel 1968 con la famosissima enciclica Humanae Vitae. Molti vescovi, o almeno alcuni, si sono ribellati, o quasi. Già questo ci dice quanto era già allora diffusa l'infiltrazione massonica, o perlomeno modernista, nella Chiesa. Un esempio invece di vera umiltà e sottomissione lo ha dato il cardinale, ma forse non era ancora cardinale, era solo vescovo di Vittorio Veneto, Albino Luciani, poi diventato papa col nome di Giovanni Paolo I, tendenzialmente possibilista prima dell'Umane Vitae. Si è subito sottomesso quando è uscita l'enciclica. Il magistero è magistero. Padre Pio scrisse una lettera di ringraziamento a Paolo VI per quella enciclica. Faccio notare che Paolo VI ha fatto uscire quell'enciclica nel luglio del 68 e Padre Pio è morto 2 mesi dopo, quindi è stata l'ultima lettera o una delle ultime lettere di Padre Pio scritta a Paolo VI per ringraziarlo per quella enciclica.
Il Magistero e i Santi hanno parlato chiaro. Ovviamente Don Rodrigo finora non ha scritto nulla contro l'umane vite, ma con una parola di qua e una di là ha fatto capire tante cose con il suo stile ambiguo, sì, ma no, no, ma forse sì. In conclusione, la Chiesa e prima ancora la parola di Dio ha detto no alla mentalità contraccettiva, che è imparentata con la mentalità abortista, e l'aborto è omicidio. E il diavolo, dice la scrittura, è omicida fin dal principio. Ovviamente so che la debolezza umana in questo campo è grande, per non dire enorme, ma io vi dico fidatevi di Dio. In base all'enciclica è sempre lecito, per motivi gravi, usufruire dei periodi infecondi della donna, ma non con mentalità contraccettiva, non scendo nei particolari. Cioè, se nonostante tutto il figlio arriva, sia fatta la volontà di Dio. Dio spesso benedice la fecondità della coppia, concedendo un ultimo figlio particolare. Ad esempio, Santa Teresina è l'ultima di 9 figli. Se i genitori si fossero fermati a 8, non avremmo avuto Santa Teresina. E di casi così ce ne sono molti. Ovviamente può sempre capitare che l'ultimo figlio sia un criminale, ma qui il discorso si fa complesso. Invito il piccolo resto ad essere molto fecondo, anche perché essendo in pochi ci possiamo moltiplicare. Santa Margherita, oltre ad essere stata madre di 8 figli, era anche molto attenta ai poveri, ho detto anche la preghiera iniziale della messa, cosa che sempre ci deve stare a cuore. Nella misura delle nostre possibilità aiutiamo chi è nel bisogno. È un chiaro insegnamento della Sacra Scrittura. Vi ricordo solo il passo di San Giovanni. Figlioli, se uno di voi ha dei beni in questo mondo e vede il suo fratello in necessità, non gli chiuda il cuore. Non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. La vita dei santi è tutta piena di eroici esempi di amore al prossimo bisognoso. Vediamo per quanto possibile di imitarli. E ora l'avviso finale. Sono stato raggiunto da alcune lettere, veramente solo 2, sia sul caso di padre Gebhard, sia sulla mistica, o meglio, sono stato esortato a non usare il termine mistico in senso negativo. Ringrazio chi me lo ha fatto notare, ha fatto molto bene Maria Grazia a farmelo notare. Ovviamente questa sera non ho il tempo di intervenire, mezza predica era già scritta e l'altra metà non poteva parlare di questo. Mercoledì prossimo neanche, perché quando scripsi, ma in qualche occasione credo che lo farò. Riguardo alla falsa mistica, in base a questa correzione che mi è stata fatta, credo che d'ora in poi la chiamerò falsa profetessa. Ha sbagliato profezia sul pane. Ovviamente voglio sempre sperare che sia in buona fede e che si salvi l'anima. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.